Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale, siamo con Forza Motorsport, ritorniamo subito a bomba su Forza Motorsport per continuare la nostra carriera, ormai ci siamo appassionati con la nostra Audi RS5, continuiamo la nostra super carriera, vediamo dove ci porta oggi e che cosa ci porta a fare, intanto che lui sta caricando il tutto, io vi ricordo subito all'inizio di iscrivervi al canale, di attivare la campanella così vi arrivano le notifiche di quando pubblico roba nuova, a voi non vi costa niente, io non ci guadagno niente, state sereni. Quindi, dai ragazzi, bene, e ci siamo, Forza Motorsport. Allora. Tanto lui sta caricando il tutto. Ok, connessione alla rete Xbox in corso. Forza, su, bello, su. Ho fatto anche un aggiornamento, così vi rendo partecipe anche di quello che ho fatto, di tutto il Fanatec. Quindi di tutto il Fanalab, Corona, Fanatec, motore, tutto, ho aggiornato driver, ho aggiornato tutto. Vediamo se cambia effettivamente qualcosa in Forza Motorsport. Potrebbe, vi dico la verità, potrebbe cambiare, cioè in che senso potrebbe cambiare? Potrebbe cambiare che debba risettare quantomeno la i gradi. Ora vediamo un attimino cosa succede. Allora andiamo subito, ci siamo, gioca. Allora noi ci buttiamo subito in gara nella nostra bella carriera e eravamo qua alla penultima gara, eravamo qua. Gli abbiamo fatto delle modifiche, mi ricordo male, cioè queste. Ok, allora buttiamoci subito e vediamo se effettivamente qualcosa è cambiato a livello di force feedback, anche se devo dire che Forza Motorsport ero riuscito a configurarlo bene, che dava gusto, si sentiva e dava, era divertente da giocare, vi dico la verità. Poi proverò tutti questi upgrade che ho fatto nei vari simulatori e vediamo un attimino come andrà. Anche se devo dire che questo Forza Motorsport qua con il volante giocato così mi sta divertendo, ecco, fondamentalmente quello, non cerco cerco proprio il divertimento, mi sta veramente piacendo, mi sta divertendo. Mi viene in mente una cosa, mi avete chiesto una cosa, ovvero se preferivo questo o Gran Turismo. È un giudizio estremamente personale, non c'entra niente il discorso io preferisco Xbox o Sony piuttosto di Sony o Sony piuttosto di Xbox. A parte che lo gioco su PC. Su Gran Turismo io l'ho giocato su PlayStation con un emulatore, ok? Quindi avevo un po' di risposte diverse rispetto a quelle che si hanno con il volante diretto, secondo me. Cioè avevo un filtro. Purché nonostante funzionasse molto bene quell'emulatorino lì, c'era quell'accrocchio di mezzo, però funzionava bene, devo essere onesto. Personalmente, come guida, preferisco Forza Motorsport. Punto. Come grafica, beh, anche GT7 è bellissimo di grafica, quindi. Però come, anche forse anche un discorso di grafica, più che altro di colori, preferisco GT Sport. Però io parliamo della giocabilità, guidabilità, preferisco GT Sport, preferisco, scusate, Forza Motorsport a Gran Turismo 7. Parere personale mio di Riccardo, quindi non è la Bibbia assolutamente, anzi. Bene, detto questo, aperta e chiusa parentesi, ci buttiamo subito e ritorniamo in pista per vedere che cosa riusciamo a fare su questo circuito, penultima tappa di questo campionato delle auto moderne, dove abbiamo scoperto una bellissima Audi RS5 veramente
divertente da guidare. Adesso gli abbiamo fatto un po' di elaborazioni, ovvero gli abbiamo montato un alettone, il paraurti anteriore, l'abbiamo un pochino ribassata, in modo che perdiamo forse un cappellino in velocità, però l'abbiamo ancora resa più stabile, più guidabile, che secondo me è la potrebbe essere la mossa definitiva. Vediamo. Ci siamo. Entriamo in pista e vediamo quello che succede. E via. Ok, eccoci qua. Allora, io volevo vedere una cosa. Aspetta un attimo. Aspetta, che devo... Allora, infatti qua... Abbiamo l'auto disintegrata? Perché abbiamo l'auto... Partiamo con l'auto rotta? Ma c'è un riavvia? Riavvia, per favore. Sì, sì, no, riavvia. Abbiamo l'auto distrutta. Partiamo benissimo. Subito alla grandissima proprio. No, altre due ore e mezzo, dai. Ok, inizia le prove. Salta. Allora, sentivo già lo sterzo durissimo, quindi andiamo a vedere subito. No. Force feedback è rimasto tutto uguale le impostazioni da pannello, quindi... Ok, ci siamo. Ok. Allora, è rimasto tutto quale. Io volevo vedere se mi aveva aggiornato la macchina, ma penso di sì, l'abbia tenuto al salvataggio. Oh, mamma mia, attenzione qua. Allora, mi sembra sì, forse sì. Sì, è cambiato il force feedback dopo questo aggiornamento che ho fatto. C'è un force feedback molto più presente rispetto a prima. Oh, attenzione, ci sono delle novità. Force feedback molto più presente, non invadente, dico la verità, non fastidioso, ma bello. Attenzione, sono curioso di provarlo sui simulatori se è cambiato qualcosa. Qua sì, è cambiato e in meglio, dico la verità. Bello! Risponde anche al controsterzo, bello così. Cioè, tira dalla parte opposta anche in maniera un po' più presente rispetto a prima. E si sentono i cordoli! No! Finalmente si sentono i cordoli! Ok, dai! No, sono lungo, l'ho visto. Oh, mi sono distratto. Salvala ricca, salvala. Bello che si sentano i cordoli. Ma come? Ma finalmente. Bellissimo, si sentono i cordoli. Finalmente. No, è un piacere di guida adesso, Poi se magari si riesce anche a non arrivare lunghi per tirare la staccata a questa Mercedes. Attenzione! Ah,
campionato dovremmo essere dodicesimi, purtroppo, perché abbiamo fatto quella brutta prestazione del video che vedete, il video che abbiamo fatto precedentemente, dove purtroppo abbiamo rotto il motore. Andavamo anche bene, ma abbiamo rotto il motore agli ultimi due giri, e l'ultimo giro praticamente è stato un disastro totale. Sto Mercedes era tanto che ci sbombava dietro, ci spingeva dietro, sfiaccola appena si mette davanti. Proviamo adesso a fare il giro col tempo buono. Adesso gliela stiamo dando su, eh. Ah, gira proprio bene ora Forza Motorsport, che bello. Mettiamoci. Attenzione, attenzione, perché ci è in scia questo Mercedesone. Proviamo a stare chiusi alla corda. Attenzione qua, lasciamo un po' la porta aperta, ma non c'è spazio per entrare. Qua l'abbiamo persa un po', abbiamo perso un bel po' di tempo lì. Peccato. Ok, va bene, dai, 36. Bene, bene, terminiamo le prove. Ok, per ora. Considerando che avevamo il pieno, va bene, va bene. Possiamo fare bene. Quando poi cambierò il processo... Sì, sì, ce l'abbiamo. Guardate che alettone che abbiamo messo dietro. La nostra Audi ancora non gli abbiamo messo la livrea. Magari dovremmo mettergliela. Sarebbe cosa buona e giusta. Però per adesso lo lasciamo così. Intanto colgo l'occasione per ringraziarvi, perché siete in tanti che seguite i video, e quindi io vi ringrazio, facendolo in maniera totalmente per diletto, questa cosa qui, e mi fa piacere che vi piacciono i video e che li seguiate in tanti, grazie. Allora, riaperta e chiusa parentesi, andiamo alla gara ragazzi, buttiamoci subito in gara. Ora, con l'aggiornamento di Forza Motorsport funziona questo, cioè se io gli dico parto tipo sedicesimo, lui ci fa partire sedicesimo, mentre invece, se vi ricordate nei primi video, questa griglia almeno su PC non funzionava, cioè gli dicevi partire qui sedicesimo, partivi sempre dodicesimo. Invece sto giro funziona, l'ho provato l'altro giorno e funziona finalmente. Quindi ok, ci siamo. Allora carburante e pneumatici. Allora, sono 5 giri e quindi questo va bene, il 30 fatto. Pneumatici però, aspetta, oh, fermo. Pneumatici dovrei avere gli sport, vero? Sportivi, ok. Vai alla gara. Ci siamo ragazzi. Vai, prima dentro, gas a martello e andiamo. Piedi a martello, e andiamo. Piedi a piombo, ci sta meglio. Prima dentro, piedi a piombo e andiamo. Mi garba di più. Eccoci qua. Vedete, siamo partiti sedicesimi. Cerchiamo di... Qua intanto vanno già al contatto! Questi due davanti, questo Mercedes e questo BMW. Attenzione davanti, che succede? Di traverso qua, succede un po' un parapiglia qui davanti. Bella, l'IA mi piace, perché è un'IA che fa errori, mi piace, mi dà gusto proprio. Molto reale l'IA. Dai, spingi Staudi, 240 all'ora, 150, arriviamo qua, alla staccata sul cordolo, bellissimo,
staccato sul cordolo con la macchina che tira verso l'interno, lo senti tutto sul volante. Oh ragazzi, scusate se sono un po' esaltato, ma vi dico, facendo quell'aggiornamento è migliorato tantissimo. Tantissimo è migliorato. Ma davvero, la guidabilità è migliorata tantissimo. No, cioè, vi dico, sono onesto, su questo non ci speravo, cioè, dicevo, ormai questo è, così è, e invece no. Oh, arriviamo sotto. Però a sto punto era più un problema del mio device che del gioco, attenzione. Dai. Proviamo ad attaccarci a quest'Audi qua davanti. Cazzarola, come vanno? Oh, basta, non mi risuccede altri problemi al motore, poi... Questo BMW dietro, che prova a prenderci tutta la scia, e ce la prende e ci svernicia anche. Ci stanno sverniciando qua, Siamo decimi. Attenzione, rischiamo di andar lunghi. E la chiudiamo. Oh, lungo, 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 lungo. Mamma, cosa abbiamo tenuto qua? Cosa abbiamo tenuto qua? Ragazzi, non vorrei che il mio motore stia... No, mi sta cedendo il motore! È la Madonna, ma è la live che porta sfiga! No, attenzione, potrei avere segni di cedimento al motore un'altra volta. Che vedo che non accelera in maniera lineare. Se così fosse, vedete la live che porta sfiga, perché non si spiega, eh sì, non arriviamo a 200. Ma perché? Ragazzi, niente, abbiamo rifuso il motore un'altra volta, st'Audi. Ma succede solo con l'Audi? Com'è? Cioè, bellino, che ci abbia anche i danni meccanici. Però, se tutte le gare sono compromesse da sta cosa qua... Guarda, fra un po' mi arriverà il messaggio. Guarda, c'hai il motore flambé. Lo sento, non accelera più. Cioè, sarebbe bello che anche gli avversari rompessero il motore. Quello sarebbe figo. Che avessero danni meccanici anche gli avversari. Eh sì, ciao! No, 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 no! Attenzione di prepotenza! Questa RS5 entra molta prepotenza, con molta arroganza. E la nostra macchina non cammina. No. Ragazzi, vedete che non accelera, non va su il giro, non vanno su i giri. Ma perché? Che succede? Devo fargli manutenzione per caso, cioè tipo da... No, seriamente, devo fargli del tipo cambio olio qua, perché siccome ho visto che mi sembra ci sia qualcosa inerente all'olio del motore, qualcosa, non vorrei che... Io quella non l'ho mai cagata, che...
tutto questo comporti un'usura, anche se alla gara scorsa ho fatto un'altra gara, sono arrivato terzo, non ho avuto nessun problema in Inghilterra. Danni al motore, vedi? Danni al motore. Amore mio, scusami. Oh, attenzione! Inizia l'ultimo giro. Cerchiamo di chiudere in qualche modo. Sì, vabbè, ma possiamo chiudere fino a un certo punto. Non capisco perché. Io cerco di chiudere in qualche modo, ma ho poche chance di chiusura. Ho poche chance di chiusura. Abbiamo preso un pelino di margine, ma mi sa che non ce la facciamo a portarlo fino in fondo al rettilineo. Non entra più la sesta. Sarà durissima. Vediamo di portarla a casa sta quindicesima posizione almeno. E poi andiamo a studiarci sta cosa del motore. Non si è rotto al livello dell'altra volta, che l'altra volta proprio non andava. Erano danni gravi, adesso sono danni moderati. Riusciamo a portare la quindicesima posizione a casa, ma bisogna però bisogna capire che succede, che cosa succede a sto motore, perché ci cede sempre. No, 15 un cacchio. Siamo rimasti dodicesimi in campionato. Ma non è per il campionato, quello mi interessa il gioco. Però devo capire che succede. Cioè dobbiamo fare delle modifiche perché... Perché... Allora... Dobbiamo fare delle modifiche, ragazzi, perché non è possibile una cosa del genere. No. Andiamo un po'. Allora. Continua. C'è anche Spa. Allora. E sa appunto. Sì. Allora, no, questo è per il setup, ok? Prestazioni. Motore. Olio e raffreddamento, perché... Che ci voglia questo? Noi glielo mettiamo, da gara. Poi andiamo a cambiare un po' anche il volano. Ma ci andiamo sotto col volano. No, allora no. Volano lo lasciamo qua. Piattaforma e controllo, freni, ok, gliel'ho messi da gara, roll bar non mi interessa, la zavorre per carità, riduzione del peso, ma fa vedere, secondo me ci andiamo, disponibilità zero? No, ci andiamo sottissimo. Ok, allora, mettiamogli l'olio, quello da gara, intanto, conferma. Tanto gli mettiamo l'olio e ci buttiamo a fare l'ultima gara. Ok? No, ho sbagliato. Allora, ok. Scusa, ok. Continua. Allora, siamo in spa. Siamo a Spa. Sono curioso di provarla. Ora... Perché veramente abbiamo secondo me dei grossi problemi. Cioè, se il motore non ci dà questa affidabilità qui è un bel problema.
Tanto aspettiamo che carico, che carichi. Opened in 1922, Spa-Francorchamps is one of the oldest tracks in the world, a lightning-fast circuit with massive straights and sweeping corners designed to be taken flat out. Allora, vabbè, sai, nelle prove in realtà va sempre tutto bene. Quindi io sarei anche per saltare le prove e buttarsi direttamente in gara. Magari facciamo un giro giusto per vedere le linee e i punti di staccata più o meno, ma sono curioso di vedere la gara io a Spa. Peraltro è l'ultima. Dopodiché terminiamo anche questa serie. Online non ci gioco molto, ve lo dico intanto, perché le poche volte che ci ho giocato non è che abbia trovato persone molto corrette e mi ci sia stradivertito, sono sincero. Sicuramente ci farò un'altra puntatina online e guarderò com'è il gioco. Magari sono stato sfortunato io, ecco. Vediamo. E c'ho la macchina distrutta però. Vabbè, piccolo bug, ci sta. Distrutta, noi andiamo ai box, non è un problema. Ehi! Ops! Dai, tanto dovevo andare ai box. Là. Allora. Pneumatici sportivi, giri stimati. Vabbè, salta. No, personalizzato. Vabbè, ok. In via, vai. Riparazioni sono le riparazioni più veloci del mondo. Macchina disintegrata, ma in 7 secondi qua rimettiamo tutto a posto e via. Vabbè, macchina tutta graffiata. Andremo dopo dal carrozziere. Ok, va bene. Attenzione. Ok, voglio fare sto giretto giusto per capire. 2,47, minchia se si gira lenti. No, giusto per capire un po' i punti di staccata. Qui lo rouge, appunto. Ok, bene, dai. Questo non ce ne frega niente. Allora, esci e salta le prove. Sì, salta le prove, non ci interessa. Ce ne andiamo subito in gara. Abbiamo visto che qui allo Rouge possiamo far bene. Avrei gradito, oltre che dei graffi, proprio delle ammaccature un po' be belle sostanziose, con paraurti che si stacca, che si staccano, fitte proprio nella macchina, onestamente, avrei preferito. E se non ricordo male, avevano detto durante i vari annunci che c'era un modello di danni veramente ben realizzato. Questo no, non lo è, sinceramente, però vabbè. Si graffia la macchina, forse si ammacca leggermente, ma proviamo adesso a partire invece dalla 14ª, non dalla più dalla 16ª, 14ª casella. Vediamo. Sta
Spa è un circuito che io adoro, mi piace tanto, parlo dei simulatori, mi piace tanto, dove non riesco ad andare forte però. Incredibile, di solito i circuiti in cui uno non va forte non piacciono, a me Spa piace tanto, ma so che non vado fortissimo, non so perché, cioè pure mi sembra di andare forte, ma poi in realtà mi accorgo che gli altri vanno molto più forte, molto, vanno più forte, quindi sicuramente non lo interpreto nella maniera ottimale. Allora, ok, e noi mettiamo, oh, ok, fatto, va bene. Pneumatici mi dava gli sportivi? Non ho guardato, mi scordo sempre di guardare i pneumatici. Ok, bene. Allora, vediamo intanto se regge la macchina, perché ora sono due giri in teoria, anche se sono due giri lunghi. Vediamo se però regge. Secondo me è partenza lanciata. Spa mi dà l'idea di partenza lanciata. Appunto, come dicevo, partenza da fermo. Siamo 14esimi, quindi almeno quello funziona. Adesso attenzione, curva 1! Attenzione! Attenzione allo rouge! Oh, cazzo, capisco tutto! Attenzione allo rouge! Collisione qua! No! Staccati! Rimettiamo in scia questa Mercedes. Ne usciamo subito dalla scia. Mamma che staccata, che staccatona. Salvo poi però deve ripiegare a miti consigli, perché davanti frenano. E quindi riusciamo a infilarne diversi. Ah! Lungo, 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 lungo. Ho sbagliato io, scusami. Questa è proprio sbagliata. Sono accorto che ho ripreso l'acceleratore troppo presto. Lì ho sbagliato. Lungo qua, un pelo lungo, attenzione, proviamo a chiuderla. Ok. Ricordatevi che io non ho assetto sulle macchine, perché non mi riesce farlo, non mi piace, quindi anche qua l'assetto è abbastanza, è di default. Attenzione però, non tiene sta macchina, com'è? Arriviamo lunghi anche qua. Spa è un circuito dettagliatissimo, quindi vedremo secondo me un po' di bug grafici, perché per il discorso del processore. Però FPS, già che sono stabili e tutto, dai, va bene. Allora, attenzione qua, arriviamo lunghi. Vediamo se però ci regge il motore. Cazzo, 4 giri a Spa è tanta roba. Ah no, non sono 2 giri, sono 4, quindi lo vedremo, vai sto motore. Mamma mia! Mamma mia! Ste gomme non tengano niente! Ha dato 2 decimi di penalità, ragazzi. Non so per quale motivo, perché sono andato largo là. Bella uscita dallo rouge. E andiamo anche a guadagnare qualcosa su quello davanti. Dai, vedi, se il motore ci assiste, andiamo. Il problema è se il motore non ci assiste più.
chiudano più stretti, noi giriamo un pelino più larghi. Attenzione qua a uscire un po' troppo larghi. Basta. No, dai, non mi... Oh, oh. Un secondo e uno di penalità. Attenzione, perché penalità fioccano. Alle un secondo e tre di penalità. Veramente tanto. Dico la verità. Oh, attenzione. Sta curva, ragazzi, non la fa proprio. Bisogna stare molto più... Bisogna scalare molto di più. Che va fatta in terza, mi sa, quella. Attenzione qua. Sembra quasi abbia finito le gomme. Ottavi, dai, su. Allora qua abbiamo preso penalità prima, quindi siamo stretti. Siamo riportati sul codone di questa BMW. Lasciata la frizione. Attenzione! No. Ho perso un po'. Peccato per quel secondo e tre di penalità. Perfetto, non si vede un cazzo qua. Non vedo niente. Ok. Tutta quella curva lì a specchio così non si vede assolutamente niente. Dai, stai dentro. Questa qua ora va fatta a modino. No, così a specchio così non vedo più nulla, ragazzi. Il processore sta soffrendo tantissimo. Qua siamo, l'abbiamo fatta veramente forte questa serie di curve a destra. Insomma, si accendono i fari di stop di questa BMW qui davanti. Intanto siamo ormai sul codone, siamo francobollati al codone di questa BMW. Siamo usciti molto meglio. Motore al retto per ora. Attenzione qua. Bello. Siamo ancora dentro. E l'abbiamo passato? Sì. Secondo me lo Rouge si può fare anche in quinta. Esatto.
Andiamo a prendere tutta la scia dopo lo Rouge di questa BMW. Usciamo dalla scia, pronti al sorpasso. Vediamo la staccata. Misuriamoci qui in staccata. Oh, il posteriore che sgondola. Abbiamo avuto il culo che ballava tanto qua. E qua dobbiamo improvvisare. Ragazzi, ditemi voi come cazzo faccio a guidare così. Cioè è impossibile a quel punto lì, però ce l'abbiamo fatta. Il motore ha retto, ragazzi. E siamo sesti. Oh. Senti come stridono le gomme. Attenzione signori, come stridono le gomme. Che ho le gomme non da gara, ma ho le gomme sport, eh. Ecco perché comunque faccio un pelo più fatica sul in alcuni settori, su alcune curve. Però il motore ha retto. Ha dato altri 6 decimi, ma non so per quale motivo, cioè non sono andato fuori. Non ero andato fuori, cioè quella non era da penalità assolutamente. Vediamo se riusciamo a rimanere sesti oppure no. C'è un secondo e 6, vediamo. Ottavi! Per colpa di quel secondo e 6. Ecco, le penalità sarebbero da rivedere. Però vabbè, dai, ok, abbiamo finito. In tutto abbiamo finito undicesimo questo campionato. Niente ci vieta di rifarlo, eh. Magari con un Mercedes. Piacerebbe provarlo con un Mercedes. Allora, io direi che per adesso ci fermiamo qua. E vediamo poi cosa fare. Magari diamo un occhio veloce con i tempi suoi a quello che ci aspetta, la serie che ci aspetta dopo, e decidiamo. Veloce è un parolone su questo gioco, però insomma, ok, va bene, bene. Allora, 7.600, 8.500, ok. Ok. Tour Legacy, ok. Continuo. Allora, vediamo un po' la serie successiva. Anzi, aspetta. Ok, esci. A questo punto voglio uscire. Vediamo, torniamo al menu e voglio vedere. Allora, la serie successiva, nonché alla penultima. Bella questa! Un evento. No, cos'è questa? È la Premium Performance. Prestazioni premium. Quindi qui ci sono macchine fighe. Qua ci sono macchine fighe, attenzione. Allora, ci sono macchine fighe e a questo punto vediamo che cosa ci dà. Che cosa possiamo comprare. Vediamo, vediamo. Non volevo fare... Ormai sto video è venuto un po' più lungo degli altri, però... Allora, attenzione. Belle! Wow! Ferrari! Oh, ragazzi. No, vabbè, qua le compri... Ecco, io queste le comprerei tutte, quindi diventa un dramma per me adesso scegliere. Lo so già
che diventerà un bagno di sangue scegliere per me. Allora, vi dico già che sono portato verso il cavallino, sicuro, verso la Ferrari. Allora abbiamo, no, ma partiamo dall'inizio, ok? Allora, qui abbiamo un Aston Martin, no, non mi interessa, anche se questa Aston Martin mi fa impazzire, porca troia. Allora, Bentley non mi interessa, assolutamente. La BMW i8, ma non è elettrica questa? Questa è elettrica. Come fai che fa correre con quelle non elettriche? Eccoci. Ferrari Roma, ragazzi. Ferrari California. Ferrari Roma mi piace ancora di più, vi dico la verità. Poi abbiamo la Jaguar. Io sono affezionata alla Jaguar. Avendo una Jaguar, in realtà, nella realtà mi piacerebbe avere anche una Jaguar nel gioco, vi dico la verità. Porca vacca. Ah, oh, me la voglio vedere fra la Jaguar. Alla Lotus, bella la Lotus. Porsche Carrera. E questa è la TVR, che credo. No, la TVR, ok. Mi fai vedere un attimo la Jaguar. Torque left type. Madonna, fammela, voglio vedere una cosa. Visualizza auto. Madonna, mi piacerebbe la Jaguar. Ma perché ce l'ho, non ho questo ovviamente, ma però sono affezionato al marchio e quindi mi... Oh mamma, me la fai vedere dentro, perché magari voglio vedere una cosa, che gli interni sono tutti molto simili. Sì, molto simili sono gli interni. Sì, entra, voglio vederla dentro. No! Non posso non prendere la Jaguar. Come faccio? No. Porca troia. Sono interni, sono uguali alla mia. Vabbè. Va a vedere la Jaguar, è una 646. Cazzo, mi piacerebbe tanto il Ferrari Roma. Cazzo, è una S7. Oddio, non so come si conta. Madonna mia. Non so come si comporti il Ferrari Roma. Poi in realtà il Jaguarino è quello un po' meno potente, se vogliamo. C'è la Lotus meno potente, ma questa non la capisco perché è un'elettrica. Vabbè, allora io direi intanto ci fermiamo qua e poi comincerò a pensare a far muovere il criceto dentro di me e a vedere quale auto prendere. Per adesso io vi ringrazio per essere stati qua, il video dura un po' di più, quasi un'ora fra un po', quindi è un po' sforato. Spero che il video vi sia piaciuto, rimanete sul canale mi raccomando, invitate i vostri amici a iscriversi e ci vediamo al prossimo video. Jaguar o Ferrari? Jaguar o Ferrari? Ciao belli!